Eccoci qua, ciao a tutti, sempre presso il mio lavoratore qui a Verona. Come vi avevo detto precedentemente, di queste due piante che avevo da lavorare, questo kisho che ho lavorato prima e questo Itoigawa. Beh, adesso inizierò a questo nuovo progetto con questo nuovo materiale che ho tra le mani, in cui andrò a lavorare. Niente, come vedete, praticamente è una pianta, diciamo, piuttosto alta, no? In cui la vegetazione anche si trova tutta sulla parte superiore della pianta. In cui adesso, insomma, come differenza al kisho, che più o meno un po' di movimento ce l'aveva già di partenza, qui ci troviamo una pianta molto molto dritta, che in cui là dove bisogna cercare di giocare e di insomma trovare punti focali più interessanti, bisogna più che altro andare a trovare questi elementi, come questa pianta, sulla vena di tutto il materiale, sia sulla parte di secco che presenta questa pianta. Quello che volevo realizzare, insomma, diciamo che la pianta già si vede se stessa, insomma, andare a fare un lavoro più che altro, anche qui un lavoro molto, sì, diciamo, femminile, ok? Andrò a dare una certa inclinazione alla pianta per cercare di insomma di alzarla almeno leggermente e lasciare in evidenza dei punti interessanti che si trova su questo materiale. Allora, io vi faccio vedere la pianta anche per farvi capire il fronte in cui andrò a lavorare, quello che secondo me è quello più interessante della pianta, ok? Allora, questa, diciamo che da questo punto è un bel fronte, anche perché si vede, no? Questo stacco di vena molto tubulare, già bella gonfia. Però c'è il discorso della parte del secco è molto piatta, non è molto, molto lavorata. Poi abbiamo questa uscita del ramo, che secondo me, io ritengo che sia un ramo molto importante per questo materiale, però non mi piace questa uscita anche dalla parte di dietro, perciò ho tenuto che la pianta si presenta meglio su, diciamo, più o meno su questo fronte, anche perché abbiamo un secco un po' più definito, un po' più lavorato, e poi c'è tutte queste curve finali sulla parte apicale che sono molto interessanti. Non so se riuscite a vedere, ma su questa zona ci sono 3 o 4 pieghe molto interessanti che lascerò molto in evidenza sul materiale. Bene, adesso proverò più o meno a dare l'inclinazione come avevo piuttosto visto. Diciamo che la pianta avrà un'inclinazione del genere, più o meno la pianta in fronte è questo qui davanti, ok? Non è molto tubolare la vena, però c'è una bella zona di secco che mi piace molto. Poi l'uscita di questo ramo non è molto bello, come nasce, quasi un po' verso l'alto e poi a bassa, che in cui cercherò di abbassarlo il più possibile per andare a posizionare tutte queste masse vegetative in questa situazione, no? Diciamo, andare a dividere e creare un bel ramo che, più che sacela, io interpreterei questo ramo come
come se fosse un altro apice della pianta, no? Come se fossero due alberi, cercando di fare una via del mezzo. Bene? Poi, come vi ho detto prima, ho questi elementi, queste curve a gomito sulla parte apicale finale, in cui sono molto interessanti. Andrei a abbassare questo ramo per creare più, insomma, per aumentare il volume dei palchi fogliari, che in cui mi farà un po' da profondità e un po' mi andrà a coprire questa parte che non mi piace per niente, ok? Più o meno andare a posizionare leggermente sopra per andare a ingannare l'occhio di chi va a, insomma, a vedere la pianta, bene? L'apice andrà spostato tutto a sinistra, c'è un bel rametto qui da spinta, diciamo praticamente come vegetazione, insomma, si riesce ad andare a coprire tanti spazi e creare dei belli vuoti pieni, bene? Niente, io vi terrò aggiornato con il lavoro finale. Niente, grazie e ci vediamo al lavoro finito. Ciao!